l'inizio di questi lavori è nel mese di novembre. Siamo stati interpellati per lo smantellamento di questa nave. C'è stata una proposta di cessione della nave da parte del primo proprietario, che è stata rifiutata, per cui c'è stato un appalto tra il vecchio proprietario della nave e la LM Global, che la smaltirà per conto suo, appropriandosi del ricavato della vendita del ferro. Quindi provvedendo in proprio alla bonifica dei ferri, alla tutela dell'ambiente e alla rimozione di tutti le superfici. Il peso della nave sarà attorno ai 500 tonnellate di ferro grezzo, però il costo dello smaltimento, e qui può vedere nei cassoni, inciderà per un 20% del valore del metallo. Poi abbiamo lo smaltimento delle acque di Sentina che contengono petrolio e che quindi andranno bonificate nei tempi e nei luoghi previsti dalla legge. Abbiamo dovuto posare le panne attorno alla nave per evitare un eventuale inquinamento. Abbiamo dovuto usare l'inclinometro per controllare giornalmente l'aumento o la riduzione dello sbandamento e trovare personale formato e informato, perché lavorare in un ambiente confinato a rischio chimico e biologico non è così semplice.